puntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari. Con l'audacia si può intraprendere qualunque cosa, ma con essa non si può fare tutto. Napoleone Bonaparte, 1769-1821, imperatore francese, ci diceva queste parole. E lui di esperienza e di audacia ne ha avuta tanta nella vita. E ci ricorda queste parole, che con l'audacia si può intraprendere qualunque cosa, ma con essa non si può fare tutto. Quindi possiamo con l'audacia sì iniziare qualsiasi cosa, ma non necessariamente riusciamo a portarla a termine. Difatti la sua impresa di conquistare il mondo a un certo punto si è dovuta fermare e ha finito la sua vita in esilio. Ma questo insegnamento ci può ricordare qualcosa. Nei nostri proverbi diciamo che un buon inizio è qualcosa di speciale, e chi inizia e chi ben comincia si dice che è già a metà dell'opera, ma non è sufficiente. Non è sufficiente iniziare un lavoro, una cosa, un qualcosa, se non abbiamo la capacità di portarlo avanti. E quindi è importante iniziare, ma è anche importante avere un progetto e continuare, e poter continuare e portare a termine i progetti che abbiamo iniziato. Quindi è inutile pensare di costruire una torre altissima quando non abbiamo le capacità di portarla avanti. E Gesù ci diceva una cosa molto semplice, dice: ma quando tu costruisci una torre, vedi un po' di fare i conti, perché sennò il tuo lavoro rimarrà a metà, e che figura ci fai? E quindi nella nostra vita, a volte, più che porci degli obiettivi lunghissimi, lontanissimi, impossibili, fare bene quello che possiamo fare, essere un bravo marito, una brava moglie, essere un buon padre di famiglia, questi obiettivi possibili per la maggioranza di noi, beh, sono cose più importanti che probabilmente costruire una grande villa o avere una casa al mare. Ci sono obiettivi possibili, e quindi con questa audacia possiamo credere e iniziare a lavorare in questa direzione, ma poi dobbiamo continuare, dobbiamo ricevere da Dio la forza, la saggezza necessaria per portare avanti i nostri progetti. Quindi non basta iniziare un matrimonio per continuarlo tutta la vita. Bisogna anche avere le giuste direttive, i giusti insegnamenti, e credere che con l'aiuto di Dio possiamo farlo, e con l'aiuto di Dio ci riuscirai. E riuscirai a vincere il male col bene, riuscirai ad affrontare le difficoltà, e riuscirai ogni giorno ad affrontare ogni piccola e grande difficoltà ed essere vincitore. Così che poi alla fine della tua vita potrai dire: ma ho fatto tanti sbagli, ma con l'aiuto di Dio, come dire, sono caduto in piedi. L'Ecclesiaste diceva che vale più la fine delle cose che non l'inizio. Tutti sappiamo iniziare con tanto entusiasmo, ma è quando il lavoro è lungo, è quando la vita continua e ci sono tante difficoltà, quando si perdono certi entusiasmi, che continuare può essere difficoltoso. E quindi arrivare alla fine di un lavoro, all'arrivare alla fine della vita, nella maniera giusta, a volte è più complicato che semplicemente l'inizio. Quindi la fine di una cosa è più importante di quello che è l'inizio. Impariamo ad essere costanti per arrivare alla fine delle cose e non lasciarle a metà, come tante volte succede. Che Dio vi benedica. Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.